Sindaco Corbelli, è passato un anno e siamo ancora qui a festeggiare, per fortuna, la castagna a Montemonaco. Sì, diciamo, l'anno scorso doveva essere il momento della ripartenza, purtroppo la scossa della mattina della castagnata ci ha rovinato tutto. Quest'anno promette bene, speriamo che sia la volta buona per ripartire, ecco, per riniziare una nuova vita e ripartire veramente da questa sagra della castagna. Cosa ci racconta, cosa è stato fatto nel corso di quest'anno qui a Montemonaco? Sicuramente è stata migliorata di molto la situazione, nel senso che abbiamo fatto le messe in sicurezza e quindi le zone rosse sono state limitate al minimo indispensabile. Il centro storico l'abbiamo riaperto tutto, abbiamo riaperto anche la strada che conduce alla frazione Foce e quindi alle Aghe di Pilato, che da un punto di vista turistico è molto importante. E quindi diciamo, ecco, ci stiamo un po' riprendendo, nel senso che il turismo è migliorato, noi le strutture ne abbiamo alcune che sono danneggiate dal sisma, ma ne abbiamo molte che possono ricevere i turisti, quindi ecco, se riparte il turismo riparte un po' l'economia, quindi diciamo migliora la situazione. Per quanto riguarda poi le opere pubbliche, col piano delle opere pubbliche ci hanno finanziato sia il municipio che la scuola, grazie anche all'intervento della Regione Veneto che ci ha donato una cospicua somma che ci permette di, ecco, di sistemare il municipio. Per i privati ancora non c'è la ripartenza vera e propria. Io penso che sia dovuto molto al fatto che le pratiche non sono a posto da un punto di vista edilizio, quindi non c'è la conformità, qualche abuso qualcuno ce l'ha, prima deve sistemarlo e poi si riparte. Però ecco, sono fiducioso in una ripartenza totale, diciamo. Oggi si festeggia in qualche modo la ricorrenza della castagna anche con un saluto che lei ha voluto dare ai volontari del Veneto. Ha qualcosa da dire a questi volontari? Sicuramente devo ringraziarli, l'ho ringraziato tante volte, ma oggi in particolare. Io ho sempre detto nelle varie riunioni che ci tenevo a un giorno dedicato proprio alla Protezione Civile del Veneto, perché per noi sono stati importantissimi. Quindi ecco, ho voluto questo giorno. E oggi finalmente è arrivato e li abbiamo qui, tra poco li salutiamo insieme all'assessore e sono contentissimo della partecipazione dei volontari del Veneto, perché sono stati molto molto importanti per noi. Lei parlava prima di turismo, il turismo che sicuramente qui trova dei posti assolutamente splendidi da visitare. E vuol dire qualcosa a un turista che vorrebbe venire qui? Sicuramente, oltre a, diciamo, al paesaggio che abbiamo, che penso sia uno dei più belli d'Italia, abbiamo dei luoghi ambiti, la grotta della Sibilla, il lago di Pilato, quindi un modo per passare le vacanze, per diciamo, rilassarsi e godersi questo paese c'è. Insomma, merita venire a Montemonaco. Io sono di parte, ma sicuramente merita. Ecco. Grazie, Sindaco. Assessore Bottacin, l'anno scorso qui non c'era un clima di festa, è vero? No, un anno fa, il 30 di ottobre, la sera mi chiamò il sindaco di Montemonaco, io non lo conoscevo, e mi chiamò dicendomi, non so se ti ha già contattato il Dipartimento Nazionale, ma noi abbiamo bisogno di aiuto. Mezz'ora prima mi aveva contattato il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, e indicandomi appunto il comune di Montemonaco come un comune con grossi problemi, e noi avevamo già attivato l'autocolonna e quindi già subito alla prima telefonata che ho ricevuto dal sindaco mi sono sentito di rassicurarlo, ho detto guarda, stanno già partendo, e la mattina dopo quando mi ha chiamato alle 8 e mi ha detto ma quando arrivano? Guarda, sono già usciti dall'autostrada, quindi stai tranquillo che in poco tempo sono da te. E da lì è stato un continuo susseguirsi di turnistica, i volontari di tutto il Veneto si sono fatti come al solito valere e ben volere. Io credo siano stati fondamentali per la ripartenza di questo paese. Oggi è passato un anno da quella scossa terribile del 30 di ottobre e da quella precedente del 24 di agosto, e vedo un paese rinato. Lo stesso sindaco mi dice stiamo riprendendo, i turisti stanno tornando, quindi questo lascia ben sperare. Io l'ho detto al comune, guarda che il Veneto ormai ti ha adottato, l'ho detto al sindaco, il comune di Montemonaco è un pezzo di Veneto ormai, e quindi il Veneto non abbandonerà mai Montemonaco, e qualsiasi cosa dovesse aver bisogno noi ci saremo sempre con tutti i nostri volontari, e la regione del Veneto sarà sempre
sempre presente. Oggi è anche la festa dei volontari che sono qui proprio per festeggiare e ricordare quello che hanno fatto. Che cosa vuole dire ai suoi volontari, ai volontari del Veneto? Ma ai volontari dico due cose. Prima di tutto grazie perché esistono, non è scontato. Noi siamo la regione d'Italia che ha il maggior numero di volontari rispetto al numero di abitanti. Per cui grazie perché sono tanti e poi bravi. Poi devo dire bravi, perché oltre a essere tanti sono sempre pronti a partire. Il 24 agosto io ho dovuto litigare con molti di loro perché volevano partire a tutti i costi e ho dovuto convincerli a non partire perché in quel momento c'erano problemi di viabilità, il Dipartimento Nazionale ci diceva di star fermi, ma poi quando il 30 di ottobre abbiamo dato il via libera è stata una cosa incredibile, una cosa incredibile come sempre, e ancora una volta si sono fatti valere e se oggi sono qua è la loro festa e credo che il sindaco abbia fatto benissimo ad invitarli per riconoscere tutto il bene che hanno fatto. E chi meglio di un sindaco a cui è crollato nel vero senso della parola il mondo addosso può poter testimoniare quanto possano essere importanti i volontari della Protezione Civile. Montemonaco è il paese della castagna, perché oggi festeggiamo proprio la castagna, così come nel Veneto ci sono tantissimi paesi che producono castagni, marroni famosi. Perché non si può pensare eventualmente a un gemellaggio? Ma so che già il comune di Miane ha già avviato un gemellaggio, no? Le castagne di Combai, ma ci sono anche altri comuni che hanno questo prodotto del Veneto, che hanno questo prodotto tra i loro prodotti tipici e quindi sicuramente ci sarà qualcosa che nascerà anche fra comune e comune. Per quanto riguarda la regione, lo ripeto, noi il comune di Montemonaco l'abbiamo adottato, quindi è già un pezzo di cuore veneto, batte anche qui, quindi io penso che sarà una cosa che durerà per sempre. Insomma, mi auguro che il comune di Montemonaco possa veramente ripartire come era prima e sarà sempre, tutti i cittadini di Montemonaco saranno sempre i benvenuti in Veneto. Buon pomeriggio a tutti, è un piacere avervi qui. Io ho voluto fortemente questa giornata per ringraziare tutti voi, a partire dal Presidente Zaia che oggi per impegni già presi non è potuto venire, l'Assessore Bottacini invece che ci ha onorato della sua presenza, e a tutti voi. Ho voluto questa giornata per ringraziarvi per quello che siete stati capaci di fare nel periodo dell'emergenza. Io mi ricordo che ogni settimana si cambiava squadra e ogni settimana quando si cambiava squadra nel salutarsi usciva la lacrima, vero Anna? E quindi ecco, grazie anche a voi siamo riusciti a superare anche l'emergenza neve. Fortunatamente da voi non c'era, perché altrimenti purtroppo i mezzi erano occupati da voi, ma sono arrivati qui da noi e diciamo nel giro di 3-4 giorni abbiamo liberato anche tutte le frazioni, quindi ecco, siamo riusciti a superare anche quell'emergenza. Quindi è per questo che io volevo un giorno dedicato proprio alla Protezione Civile del Veneto, perché diciamo ci ha adottato veramente. Ma non finisce qui, hanno fatto anche una raccolta fondi, quindi ci hanno raccolto dei fondi che utilizzeremo per rimettere a posto il nostro municipio. Oggi vogliamo che sia un momento di ripartenza, oggi dobbiamo ripartire. Il momento importante è avere qui voi, perché la presenza vostra non è quella dell'altra volta. L'altra volta purtroppo le facce nostre erano diverse, oggi magari sono un po' più sorridenti e questo è anche grazie a voi. Io inviterei qui l'assessore Bottacin perché per dirci due parole. Dico che io il 24 di agosto ho dovuto litigare con molti di loro. Adesso mi guardano anche storto, ma è la verità.
perché quando c'è stata la prima scossa volevamo partire. Cioè il Veneto è così. Il Veneto, quando succede qualcosa da qualche parte del mondo, vuole darsi da fare per gli altri. Io sono un portavoce di ma perché ci so che dietro ci sono loro, e quindi quando dico ai sindaci che mi chiamano, guarda che ti diamo una mano, in realtà sono loro che ti danno una mano e so di poter contare su di loro, quindi io sono contento di rappresentare il Veneto proprio per questo, perché so che loro sono sempre pronti, sono disponibili e sono persone normali ma che hanno un cuore grande, perché lasciano a casa la famiglia, poi a casa c'è la moglie o il marito che brontola perché loro vanno via, però lo fanno, e lo fanno sempre, e lo fanno in maniera professionale. Anche il sindaco di Rocca Pietola, che è un mio carissimo amico, è stato vittima della notorietà, no, televisiva di qualche comune. No? Dice, no, ma io la Fresa mi hanno già chiamato, la mando, non mi ricordo più se aveva detto Lucia, forse ti ricordi, non so, Amatrice mi pare, no? O Arquata, adesso non ricordo, no, la mando là. Ma dico, Andrea, la mandiamo dove c'è necessità. Poi gli ho spiegato, ho detto, guarda, c'è un comune, c'è un Rocca Pietore, no, Rocca Pietore ai piedi della Marmolada, c'è un Rocca Pietore in centro Italia che ha bisogno di una mano dal comune di Rocca Pietore. E allora gli ho spiegato un po' di cose e fa, beh, ma allora siamo qua. Chiedo ai miei dipendenti se sono disponibili, e i dipendenti che sono qua oggi erano disponibili, perché poi ci sono i volontari, ma in Veneto di fatto alla fine poi è proprio un senso, una cultura di solidarietà che è proprio dentro nell'animo che abbiamo, e quindi sappiamo di poter contare su tutti i veneti, e credo che il Veneto abbia dimostrato al Comune di Monte Monaco che non vi lasciamo soli, non vi abbiamo lasciato soli e non vi lasceremo mai soli, e potrete sempre contare sul Veneto, ma sul Veneto Protezione Civile, ma anche sui cittadini. Voi siete consiglieri comunali, so che non è facile, perché chi ha perso tutto è incavolato, e prima di tutto si incavola col sindaco, poi si incavola col consigliere comunale, con l'assessore, però ditegli che insomma il vostro sindaco si è comportato bene, è riuscito a mettere in moto tutti questi cuori, e noi ci siamo, insomma, quindi se serve qualcosa noi continueremo a essere qua. Ovviamente a tutti i cittadini di Monte Monaco vi aspettiamo in Veneto, siete i benvenuti e siete di fatto dei cittadini onorari del Veneto, perché un pezzo di Veneto, un pezzo del cuore Veneto, penso che batta anche qua. Grazie ancora e grazie a tutti i nostri volontari. Grazie assessore. Io dico sempre, sindaco, che noi veneti siamo come anche altre regioni, siamo fortunati perché sappiamo di poter contare su queste anime che veramente sono degli angeli custodi per noi e ci fanno sicuramente vivere in modo più sereno, più tranquillo, anche quella che è la nostra responsabilità, la responsabilità di un sindaco, che non è di tutti i giorni e non è, e si sta anzi sempre più complicando. Però saper di poter contare su persone che ti possono sempre dare una mano, perché sono buone, perché alla fine loro fanno tanti corsi, molti sono specializzati, la maggior parte, però io credo che l'umiltà, la generosità, la disponibilità non sono cose che si imparano ad un corso, bisogna nascere così, bisogna nascere ad averlo nel DNA, e loro ce l'hanno, e quindi questo, loro sono il nostro orgoglio. Io ho preparato un ricordo per l'assessore, e un ricordo anche per Angela, per il sindaco. Sono due piccole cose che prendono un po' il nostro documento. Come?